Il rifiuto di Arjuna di perseverare nel compito che il divino gli ha assegnato proviene dal suo ego. Dietro questo rifiuto agisce una mescolanza, una confusione e un aggrovigliarsi di idee e di impulsi dell'ego sattvico, rajasico e tamasico. La natura vitale che teme il peccato e le conseguenze personali. Il cuore che cede davanti alla sofferenza e alle afflizioni individuali. La ragione offuscata che ricopre gli impulsi egoistici mediante argomenti speciosi e illusori sul diritto e la virtù. La natura ignorante che rifiuta le vie del Signore perché le sembrano diverse da quelle degli uomini e perché impongono al suo essere emotivo e nervoso e alla sua intelligenza azioni terribili e penose. Adesso che una verità più alta, uno spirito più grande nell'azione gli sono stati rivelati, se persistendo ancora nel suo egoismo, Arjuna mantenesse un impossibile e vano rifiuto, le conseguenze spirituali sarebbero per lui infinitamente più gravi di prima. Questo rifiuto è una vana risoluzione, un futile indietreggiamento, in quanto proviene da un abbandono momentaneo della propria forza, da un'aberrazione passeggera, anche se poderosa, del principio di energia del suo profondo carattere, che non risponde alla vera volontà, al vero indirizzo della sua natura. Se in quel momento getta le armi, sarà ugualmente costretto dalla sua natura a riprenderle quando vedrà la battaglia e il massacro continuare senza di lui, e la sua rinuncia a causare la disfatta di tutto ciò per cui ha vissuto sino a quel momento, e la causa che è venuto a servire su questa terra, indebolirsi e vacillare per colpa della sua inattività e per l'assalto cinico e senza scrupoli dei campioni dell'ingiustizia e della slealtà egoistica. E nel suo voltafaccia non ci sarà nessuna virtù spirituale. È la confusione di idee e di sentimenti che proviene dalla mente egoistica, che lo spinge verso il rifiuto. Ciò che lo condurrebbe ad annullare questo rifiuto sarebbe ancora il ristabilirsi delle idee e dei sentimenti caratteristici di questa stessa mente egoistica. Qualunque sia la decisione, la persistenza dell'assoggettamento all'ego significherebbe un rifiuto spirituale peggiore ed ancor più funesto, la perdizione, in quanto sarebbe cadere definitivamente da una verità più elevata di quella sino ad ora seguita nell'ignoranza della sua natura inferiore. È stato ammesso a partecipare a una coscienza più alta, a una nuova realizzazione. Gli è stata mostrata la possibilità di un'azione divina al posto di una egoistica. Gli sono state aperte le porte di una vita spirituale e divina, affinché abbandoni la vita soltanto intellettuale, emotiva, sensuale e vitale. È chiamato ad essere non più uno strumento cieco, ma un'anima cosciente e un potere illuminato, un veicolo della divinità. Il Signore, o Arjuna, risiede nel cuore di tutti gli esseri. Mediante la sua maya,
li fa muovere in circolo come se fossero seduti su di una macchina. Quando penetriamo nel più profondo sé della nostra esistenza, scopriamo che in noi e in tutto risiede lo spirito unico, la divinità che tutta la natura serve e manifesta, che noi stessi siamo anima di quest'anima, spirito di questo spirito, che il nostro corpo è l'immagine che ci ha affidato di lui stesso, la nostra vita un movimento del suo ritmo di vita, la nostra mente un involucro della sua coscienza, i nostri sensi i suoi strumenti, le nostre sensazioni e le nostre emozioni la ricerca della sua gioia d'essere, le nostre azioni un mezzo per adempiere i suoi disegni, la nostra libertà soltanto un'ombra, un'impressione, un lampo, finché viviamo nell'ignoranza. Ma quando lo conosciamo e conosciamo noi stessi, un prolungamento, un canale effettivo della sua libertà immortale. Il dominio che abbiamo di noi stessi è il riflesso del suo potere all'opera. La nostra più chiara conoscenza, una parte della sua luce di conoscenza, la più poderosa e la più alta volontà del nostro spirito, una proiezione, una delegazione della volontà del suo spirito in tutto, Signore e anima dell'universo. Il Signore che risiede nel cuore di ogni creatura, per tutta la durata della nostra ignoranza, in ogni atto interiore ed esteriore, ci ha fatto muovere come se fossimo montati su di una macchina, sulla ruota della Maya della natura inferiore. E per Lui in noi e per Lui nel mondo esistiamo, oscuramente nell'ignoranza o luminosamente nella conoscenza. Vivere consciamente e integralmente in questa conoscenza e in questa verità significa liberarsi dall'ego e sfuggire alla Maya. Gli altri Dharma, anche i più elevati, non sono che una preparazione per questo fine. Ogni yoga non è che il mezzo per permetterci di raggiungere un abbozzo di unione, per poi alla fine, se abbiamo la piena luce, condurci all'unione integrale col Signore, con l'anima e col sé supremi della nostra esistenza. Rifugia tutto il tuo essere in Lui, o Bharata. La sua grazia ti condurrà alla pace suprema e all'eterna dimora. Raggiungere le alte sommità dello yoga significa rifugiarsi lontano dalle perplessità e dalle difficoltà della nostra natura nel Signore che dimora nell'intimo della natura, rivolgersi a Lui con tutto il nostro essere, vita, corpo, sensi, mente, cuore e intendimento, e dedicare a Lui la nostra conoscenza, la nostra volontà e tutto il nostro agire, in tutte le vie del nostro sé cosciente e dello strumento che è la nostra natura. E quando vi possiamo accedere ad ogni istante e totalmente, la luce, l'amore e il potere divini prendono possesso di noi, riempiono il sé e i suoi strumenti e ci fanno attraversare senza danno i dubbi, le difficoltà, le perplessità,
i pericoli che assediano la nostra anima e la nostra vita, per condurci alla pace suprema e alla libertà spirituale del nostro stato immortale ed eterno.